Santa Caterina, consigliere citato in giudizio dal sindaco, in aula ha offeso la mia reputazione. Dallo scontro in consiglio comunale a quello in tribunale il passo è breve. Il sindaco Ciccio Severino, assistito dal suo legale Sandro Scoppa, ha trascinato dinanzi al tribunale di Catanzaro il suo avversario politico Raffaele Pilato, capogruppo di minoranza di Cambiamo Santa Caterina, perché lo avrebbe definito bugiardo, macroscopico e patologico. In fase di dichiarazione di voto nel corso di una seduta di consiglio comunale risalente al dicembre scorso. Nel citarlo in giudizio per aver leso la sua reputazione, il sindaco ha chiesto al giudice di ottenere dal consigliere di opposizione un risarcimento danni per 50.000 euro. Dalla dialettica politica alla contesta in tribunale, così a Santa Caterina, la controopposizione politica finisce davanti al giudice civile. La vicenda non è passata sotto silenzio e immediata è stata la reazione di Pilato non appena si è visto notificare l'atto di citazione. I rapporti fra i due non sono mai stati idilliaci, ma la causa per risarcimento avviata dal sindaco dà la misura del clima teso che si respira in aula. Con l'atto di citazione notificato, attuonato Pilato, il sindaco Severino ha toccato ad oggi il livello più basso nella storia della politica di Santa Caterina. Ciò non per quanto riguarda l'atto in sé, ma per quello che realmente rappresenta. È giusto che ognuno faccia valere i propri diritti davanti a un giudice, terzo e imparziale, è un sacrosanto principio costituzionale, ma lo è anche quello di garantire il libero pensiero, che si estrinseca nel campo della politica con il diritto di critica. Esulando dalla questione meramente giuridica, il consigliere di opposizione ha voluto invece provare a interpretare le ragioni che hanno indotto Severino a citarlo in giudizio. A questo punto le spiegazioni sono due, ha dichiarato il capogruppo di Cambiamo Santa Caterina. La prima, probabilmente il sindaco in buona fede ha pensato di trovare tutela giudiziaria per un presunto torto subito, ignorando completamente le pronunce giurisprudenziali in merito. La seconda, pur sapendo dell'escriminante di diritto di critica, ha comunque ritenuto di portarmi in tribunale per un risarcimento di 50.000 euro per aver riferito bugiardo patologico in fase di dichiarazione di voto. In entrambi i casi resto perplesso e preoccupato. Secondo Pilato, se fosse vera la prima ipotesi, allora il sindaco sarebbe stato mal consigliato dai suoi legali di fiducia, mentre se fosse vero il secondo caso, lo scopo dell'iniziativa non sarebbe la verità processuale, ma dell'altro. Di primo acchito, ha aggiunto Pilato, facendo peccato e volendo pensar male, supporrei a una non troppo velata intimidazione con il meschino intento di bloccare l'esercizio di ispezione e controllo che la minoranza sta svolgendo con risultati eccellenti, anche in virtù del larghissimo consenso ricevuto dai cittadini. Ad ogni modo, mettendo da parte queste squallide vicissitudini che lasciano l'amaro in bocca e che indignano me, i miei familiari e anche gran parte dei cittadini, ha concluso il consigliere, ho a cuore ribadire con grande onestà e moralità che il mio impegno politico è sempre stato ed è rivolto nell'interesse esclusivo del mio paese.